Ciao a tutti, oggi andremo alla scoperta di alcune delle risorse open del sito Media Library Online, la biblioteca digitale della rete bibliotecaria bresciana e cremonese. In particolar modo sono stata ispirata dal video di ieri di Laura che parla dell'artoteca e di Gianni Rodari, andatelo a scoprire, e voglio cercare anch'io se ci sono delle risorse che lo riguardano. Partendo dal vostro motore di ricerca, digitate MLOL Brescia, cliccate sul risultato che vi è apparso, vi troverete su questa schermata dove fare il login con username e password, che sono le stesse di OPAC, oppure contattate la vostra biblioteca per farvele dare. Una volta effettuato il login vi troverete su questa pagina. Andiamo quindi a cercare il contenuto richiesto. Io voglio cercare proprio qualcosa su Gianni Rodari, quindi scrivo Rodari ricerca e clicco su cerca. Mi posizionerò però sulle risorse open, cioè quelle sempre disponibili. All'interno scopro che ho 22 risorse open disponibili, tra cui 7 video con delle interviste, per esempio, a Gianni Rodari e alcuni libri digitali che si possono scaricare liberamente, e alcuni audio che parlano comunque di Rodari, questo bel video di Rai Scuola, sempre a tema Rodari, ma soprattutto questi due audiolibri. Letti appunto ad alta voce in questo podcast di Rai Radio 3, che sono Favole al telefono e La torta in cielo di Gianni Rodari. Un'altra cosa molto molto interessante è questo rimando a un sito che festeggia il centenario appunto di Gianni Rodari. Il sito è veramente ben fatto e contiene un sacco di informazioni su Gianni Rodari, come per esempio la biografia, i collegamenti alle teche Rai per vedere le sue interviste, i libri, ma soprattutto vi segnalo le attività. Gioca con Rodari vi proporrà tramite mail, però bisogna iscriversi, quiz, rebus e comunque attività legate all'opera di Gianni Rodari. Vi faccio vedere anche che bello che è geografia, se volete farvi un giro d'Italia con le sue filastrocche. Basta cliccare sui puntini rossi e leggere che cosa Gianni ha scritto di quella città. E per oggi è tutto, ci vediamo presto con un'altra puntata dedicata ad alcune risorse open dedicate ai bambini.